Buongiorno a tutti, saluto in modo particolare il sindaco Giorgio Del Ghingaro, saluto tutti i presenti e voglio augurare buon lavoro a queste giornate di riflessione e di discussione del festival che si terrà a Viareggio. Penso che mai come in queste settimane, in questi mesi, si capisca fino in fondo la centralità del sistema salute dentro la nostra società. È una nuova grande consapevolezza che deriva da questi mesi così drammatici, così difficili di lotta contro il Covid, che tra l'altro ci vede ancora pienamente impegnati, anche se è chiaro che la presenza dei vaccini, il buon risultato della nostra campagna di vaccinazione ci mette nelle condizioni di vivere con maggiore fiducia le prossime settimane. Però è del tutto evidente che abbiamo una lezione che abbiamo ricevuto fortemente da questi mesi così difficili, e cioè che il Servizio Sanitario Nazionale è davvero la cosa più importante che abbiamo. Dobbiamo chiudere la stagione dei tagli, dobbiamo chiudere la stagione in cui mettere soldi sulla salute veniva pensata e definita come semplice spesa pubblica e aprire una nuova grande stagione di investimenti, in cui si capisca fino in fondo invece che ogni euro che si mette sulla salute è il più grande investimento sulla qualità della vita delle persone. Questo lo stiamo già facendo, siamo già dentro questa fase nuova. Quando sono diventato ministro, alla fine del 19, c'era 1 miliardo in più sul Fondo Sanitario Nazionale. Mi impegnai per portarli a 2 questi miliardi e sembrava un grande risultato. Poi nel 2020 abbiamo messo 10 miliardi e nel 21 è arrivato il PNRR con 20 miliardi. Attorno a queste 4 cifre che si sono susseguite in poco più di 24 mesi, 1, 2, 10, 20, c'è il senso di un nuovo grande investimento. Eppure le risorse non bastano, le risorse sono indispensabili, ma insieme alle risorse servono le riforme e serve il coraggio di mettere mano fino in fondo ad alcune grandi sfide e scelte. Penso per esempio a una nuova idea di programmazione della spesa sanitaria che superi il modello dei tetti oggi vigente, penso al tetto sul personale che è un grande limite delle politiche di questi anni, penso all'investimento sulla sanità digitale, penso a un utilizzo più intelligente dei dati, penso ancora alla necessità di investire con ancora più forza nella ricerca e nella sperimentazione. Abbiamo visto più che mai in questi mesi quanto tutto ciò conti. E allora grazie, grazie per questa opportunità e grazie per il contributo che vorrete dare con queste giornate di riflessione a un lavoro che credo sia quanto mai oggi attuale, e cioè il lavoro per rendere più forte il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Grazie.